Buonasera, lo sapete che stasera è la prima puntata a Saint Barrett? Ma sì! Già lo stadio è tuo! La puntata è nostra! Per tenere ragione, Buonasera a tutti e benvenuti alla prima puntata di Saint Barrett! Una produzione Telefoggia in onda sul canale 12 del Digitale Terrestre. Anche in streaming, sulla pagina Facebook, Foggia Flag, Instagram. Tutti i venerdì a cominciare da adesso. Siamo pronti? Via! Uno poco, però scusami, cioè, la trasmissione è nostra, Massimino, già lo stadio è suo. Ci voleva rubare la trasmissione, però l'ho visto portato. Comunque, infatti ho già paura. Una bella presenza scenica. Buonasera e benvenuti alla prima puntata di Saint Barrett. Ce l'abbiamo fatta a fare la prima puntata. Bene, vogliamo spiegare però che cos'è. È un contenitore. È un contenitore. Non quello però per i panni. Per i rifiuti. Anche. È una trasmissione che parlerà di che? Adesso ti faccio un'intervista. Allora, è una trasmissione che prevalentemente parlerà del Foggia e di Foggia. Partiamo da questo presupposto. Ma io direi, senza perderci tanto in chiacchiere, di tastare subito i nostri concittadini per vedere che livello di cultura calcistica. Oh Mirko, comunque che mi stai dicendo sta cosa, sai che mi sento un po' come Alessia Marcuzzi e Walter Nudo quando facevano Colpo di Fulmine. Ti ricordi la trasmissione Colpo di Fulmine? Io mi sento più Alessia Marcuzzi e Walter Nudo che vanno a fare Roma-Milano, no? Va bene, allora mettiamoci alla ricerca. Forza Mirko! Ciao! Vuoi partecipare a un gioco televisivo? Vuoi venire a fare una trasmissione? No. Sicuro? Non sei tipo su del Foggia? Va bene! Ciao! 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 Questa vieni. Signora, scusi, vuoi partecipare a un gioco televisivo del Foggia? Va bene, buon lavoro, ciao! Per questo. Tu vuoi partecipare? Nì, no, manca per sbaglio! Ma questo sa tu, è meglio di noi! Oddio, niente, non vuole partecipare! No, lo troveremo qualcuno! Leggi! Vuoi partecipare? Alla trasmissione? Sono soldi cinesi, so! Ciao, bello! Sono troppo implicato. Allora no, 41 bis. Che 41 bis? No, ho domicilio. Sono troppo implicato. Ciao bello. Ciao. Questo mi piace un po' la risposta di questo. Sono troppo implicato, 41 bis. Che stiamo 42 bis questo qua? Ti ha detto che sei troppo implicato. E che pacciani! Siamo a rete, li troveremo, prima o poi li troveremo. Saint Barrett. Questa mi sembra. Che scarpa sempre. Signora, buonasera. Vuole partecipare a una trasmissione televisiva? E riguarda il calcio. No, grazie. Va bene. Ciao signora. Arrivederci. Oh, qua ci vuole subito primo concorrente. Sì, adesso vediamo un po'. Non capiamo. Ma non ci sta nessuno, ma come cacchio è? Ho il primo che acchiappiamo. Come sta uno il, là? Il primo che acchiappiamo, Ma Stubbion. Roberto Floriano. Ah, chi si? Mamma, Roberto Floriano, alto! Ciao! Ciao!
Ciao Giovanni, piacere. Sono tifoso del Foggia. Ah, come Floriano? Come Floriano? Allora, te ne porto. Sì. Ci conosci? Il programma no, però sì. La pagina Facebook Foggia Flag la conosci? Sì. Vuoi partecipare a un gioco? Finissimo. Ricchi premi in palio. Oh, guarda, ci sono 9,50 euro di buona spesa. Dai cinesi. Ah, è ottimo. Dai, entra. Andate, posso comprare? Sì. Tutto quello che vuoi. Sali, sali. Grande, il primo concorrente. Il primo, che emozione! Ad essere il primo concorrente di San Barreto. Veramente, il primo, è una grande emozione. È un po' emozionato per la prima esperienza. Presentati. Ciao, sono Roberto, sono nato a Foggia, il 2980, e faccio l'insegnante, anche se non sembra. Appena tornata insegnato. Questa faccia. La faccia. Ah. Che insegni? Scuola elementare. Appena tornato a Foggia. Adesso hai avuto un'esperienza fuori? Io sì, sono stato un po' di tempo a Chieti, Pescara, sono un bel po' di tempo a Pescara. No, quest'anno siamo tornati in patria. Ma i bambini con quella faccia secondo me hanno una paura. A me sa doverti, li capì? Mamma mia. Me, tu, zana, tutto quando hanno fatto più anziano. Di preciso cosa insegna ai bambini? Adesso sono sul sostegno. A Fozzanino. Anche, è sempre utile, i bambini un po' più. Ma vedi a questo qua, mamma per ma questo come sta vestito? Questo sarà il prossimo. Mamma mia, questo ho la fiaccola! No. Scattamurri. Scusa. Sei un tifoso del Foggia? Vuoi partecipare a una trasmissione delle Foggia? Non mi guardare con quella faccia, noi siamo a una trasmissione, sembra rete. Sei tifoso? Vuoi vincere? È una cosa veloce. Dai, è veloce per me. Sì, dai. Sali, Foggi, va, Foggi, Foggi. Ragazzi, 5 minuti che vado al lavoro, Secondo concorrente di San Barreto. L'abbiamo trovato finalmente. Eccolo qua. Uno con la faccia intelligente abbiamo trovato. Allora. No, c'ha una testa fantastica. Questa è la tua. Oh, lo presentiamo, lo facciamo. Ti avevano preso. Chi sei? Presentiamolo, sto ragazzo. Vorrei sapere chi siete voi, però vabbè. Io sono Giovanni, piacere. Vincenzo Agnucci, molto lieto. Io sono Mirko, ma non ti interessa sapere chi sono. No, vabbè, la faccia simpatica. Grazie. Vincenzo, che cosa fai nella vita? Senti, Giova, mi occupo di investimenti e risparmi, consulente finanziario. Sì. Cosa faccio? No, col vestito. No, la gioca con la mica, sto come te con il cardigan. No. Il vestito, bravo. Ma hai fatto pure, Vincenzo? Anche se non ti conosco. Perché voglio mi stai già simpatico. Questi qua, mo sembra che io non ho mai visto. Soprattutto a prova. Io ti sto dando il mio tempo, E quindi, va bene, Vincenzo. Vuoi essere fatto? Mi sto già fare un investimento qua, ragazzi. Roberto, che ci metti, Vincenzo? È bello della fare un investimento, Giovanni. Oh. Tu devi fare l'investimento, risparmio con la pensione. Allora, te le Foggia. Sto parlando con te. Yeah. Qui abbiamo bisogno di fare un piano finanziario con il mio amico Vincenzo. Se volete garantirvi un presente, un futuro più sereno, chiamatemi. Ma allora, ti ho detto che faccio scattamuto. No, più sereno. Quando mi vesto di nero faccio quello. Siete pronti per il gioco? Sì. Vai. Ah? Sì, vai. E allora, al mio 3. 3, 2, 1, è al contrario. Il quiz di San Barreto. Ricordiamo un attimo gli amici tifosi rossoneri che io non conosco, mai visti. Anche perché sti due facce, se li mettono un po' al centro, ragazzi. Mamma mia. Le facce brutte. Mamma mia che brutte. Ma io l'ho visti perché c'avevano ste facce brutte. Però se lo scendiamo subito perché mi sto. Come siamo messi, ragazzi? Allora, io vi faccio. Te facciamo 4 domande. Chi arriva prima a 3 vince. Vai. E vincerà un premio. Un premio che non è, non è offerto dalla concessionaria Fiat Lancia Alfa Romeo Jeep Euro Vector. Però è offerto da un altro sponsor. Che sponsor? SC. È Cina Shop, il nostro sponsor che ci fornirà a breve i buzz, che adesso siamo sforniti dei buzz.
perché stanno arrivando dalla Cina, appunto, ci vorrà un po' di tempo. Però abbiamo questo sponsor grandissimo che è China Shop. Allora, che vincerete, aspetta, il premio, non lo far dire, un premio di 9,50€, un buono spesa di 9,50€ presso questo China Shop. Allora, è meglio che niente. Bando alle ciance, bando alle ciance. Allora, i potenti mezzi di... I potenti mezzi di Telefoggia ci fanno... Come si gioca? Io vi faccio una domanda, vi dovete prenotare. I potenti mezzi di Telefoggia al momento non ci hanno fornito un metodo per prenotarsi, quindi vi dovete toccare. Chi mi tocca per primo si prenota. Sulla spalla, prima di dare lo schiaffo. Oh, chi mi tocca sulla spalla. Perché so che a questo ragazzo con gli occhiali gli potrebbe anche piacere. Ragazzi, siete pronti? Vai. Il nome di battesimo di Bresciani, calciatore del Foggia. Facilissimo. No, come i santi, come i santi. No, fagli scendere tutto tu davanti. Andrea. Mi sa, che ha sbagliato e in vantaggio va Vincenzo. Vincenzino? Anche se non ti ho toccato, non fa niente. Vabbè, la risposta esatta la era Pierpaolo Bresciani. Allora, nome di battesimo del calciatore Ben Civenga. Dai. Vincenzo. Angelo. E Vincenzino va, mi va sul 2-0. Quindi stai andando proprio con i colpi bassissimi, eh? Altra domanda. Roberto, per cortesia. Roberto, 9,50€ da Cina Shop. Non è che capita tutti i giorni. 5 euro, vabbè, non è quello che conosciamo. Ragazzi, Vincenzo potrebbe vincere. Potrebbe vincere il caro Vincenzo. Guarda, non posso vincere a te per il premio. No, Nome di battesimo del calciatore Shalimov. No, raga, che cazzo. Igor. Chi ha indovinato? Ha indovinato il caro Vincenzo. Ma siccome noi non siamo una trasmissione come le altre, ma siamo sempre a rete, assolutamo posto. Vincenzo è squalificato ed ora scenderà dalla macchina. Quindi Vincenzo arriva dal topo più avanti. Ma arrivato dalla strada. Arriva dal topo più avanti, un po' più avanti qua. Vincenzo, questa è una trasmissione così, la decidiamo noi. Ciao Vincenzo. Vincenzo devi scendere. Ci dispiace. Tornatene come vuoi a casa perché la sconfitta. Ciao Vincenzo, è stato un piacere. Venerdì, è mai, ti ho oscuriato. Ciao Vincenzo! Porta Foggia! Oh, certo. Va. Il primo vincitore, allora! No, allora, che primo vincitore? Questo ha perso! Però siccome noi dobbiamo... premiamo chi perde. Premiamo chi perde e Roberto ha vinto. Ma ha vinto o ha perso? Ma dai, noi facciamo scena stessi. Sì, sì. Grazie. Vicino Bodò. Alla grande. Sai che fai? Roberto, mi dà un bacio. Tutti indifferenziati. Sì, vatti a spendere il bono dai cinesi. A posto. Ciao Roberto. Ciao ragazzi. Stai bene. Non sei tifoso, non sei un vero tifoso. No. Ciao Roberto. Fermare adesso. Vediamo questi due qua. Oh, Francesca! Carmine! Ciao ragazzi! Ma dove andate? Dove andate? Stiamo andando a telefono. E vi accompagniamo a piedi, stai andando a telefono. A piedi, la macchina tenete voi. E mica la vostra la macchina di Eurovector. No, sponsor della trasmissione. Conosci Eurovector? Sì, certo. Ma sali. Francesca, conosci Eurovector? Quasi. Ma sali, dai. Approfittiamo. Grazie intanto. Ci avete risparmiato il taxi, dai. Grazie. Ospiti. Carmine,
Intanto grazie per il passaggio, ragazzi, perché soprattutto in che macchina fregata, stiamo? Questa è una Jeep Compass. Complimenti. Jeep Compass. Beh. Sai dove la puoi trovare? No. La puoi trovare a Deuro Vector, a Villaggio Artigiani. Abbiamo tutti i marchi: Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, Abarth. Scooteri rubati. Abbiamo pensate, c'è anche Teo Biancofiore, incredibile. Il grande Teo. Qualsiasi ciao Teo, caro saluto. L'uomo più bello del mondo. Teo, senti un po', una richiesta. Siccome stasera deve uscire una bella ragazza, ce l'abbiamo una Giulia da prestarmi? Ho un Opel Ascona. No, ma ti ho detto, non le vende le Opel, non le vende. Allora, voi li conoscete già, ma io devo ripresentarli. Per la gioia, una presentazione per la gioia di tutti gli uomini della provincia di Foggia, della regione Puglia, direi d'Italia, d'Europa, del mondo, la bionda Francesca Catapano, direttore generale di Telefoggia. Serve l'applauso. Sera, grazie. Mettiamo gli applausi finti se ce li abbiamo. Vabbè. Invece... E poi abbiamo per la gioia delle donne, perché anche le donne, anche le donne vogliono, l'occhio delle donne vuole la loro parte. Abbiamo il bellissimo capo, il direttore della testata giornalistica, Carmine Troisi. Il Carlo Bravo! Conti di Foggia. Applauso. È vero, è abbronzato quasi quanto lui. Carlo Conti chiedendo. Per l'abbronzatura? No. Perché se le fa tutte, come Carlo Conti. Carmine, non ci credo. Questo è l'uomo più bugiardo d'Italia. Non guarda, è vero, ne è conosco vero, uno più bugiardo, vi assicuro. Sì, ogni riferimento a persone, anzi questo diciamolo subito, a persone e cose è puramente casuale. No, è proprio indicativo. Però stavo dicendo, che bel quadretto, guarda quando sono belli sembra quasi di essere uomini e donne. È vero. È vero. Però davvero, a me sembra più tipo veline e velone. No, velone no, dai, lui è proprio da trono, secondo me. Sì, assolutamente. Allora, loro sono i primi ospiti di San Barreto. Ma posso fare una domanda? Perché stavate a piedi su una strada fuori mano, in campagna quasi? Perché cioè, noi abbiamo... Cioè, vi ha lasciato a piedi? No, abbiamo praticamente... Noi giornalmente ci prefiggiamo di fare tanti passi. Col contapassi ne dobbiamo fare almeno 15.000 al giorno. Ti posso interrompere? Senti la verità, che t'hanno fregato la macchina. Stiamo senza macchina. Ne abbiamo rubato la macchina. Scusa, ma sta macchina dove... Da Eurovetto. Dove? In Villaggio Artigiano. Bravissimo. Ma dove? A Foggia. A Foggia. Ci abbiamo anche a San Severo. Sì, mi sa anche a Lucera. Anche a Lucera e a San Severo. Non lo so, però chiediamo a Teo, io non saprei. Carmine, che non depisce. Chiamo un attimo Teo. Sì, però visto che abbiamo un giornalista intenditore di calcio, non possiamo non parlare della nostra squadra, del momento del Foggia in questo periodo. È proprio necessario parlare. È necessario perché a Foggia ormai si parla solo di quello. Beh, cioè, fortunatamente insomma Foggia vive di calcio, obiettivamente. Vogliamo sapere da te cosa ne pensi. Adesso siamo noi che ti ospitiamo nella nostra trasmissione. Quindi siete voi quelli che fanno le domande, giustamente. Cosa ne pensi? Posso dire una cosa prima? Prego, interrompo. Io volevo. Mi dispiace, questa è una domanda che mi aspettavo da Francesca. Francesca, però perché non mi hai chiesto Foggia Flag, sembra Red? Perché non me l'hai chiesto? Perché non me l'hai chiesto che significa? No, io lo so cosa significa, questo non te lo chiedo. Lo dicevo anche agli amici a casa. Noi nasciamo su Facebook, la nostra pagina Foggia Flag. Mi raccomando, mettete mi piace. Prima a Foggia Flag, poi dopo anche a Telefoggia. Però prima c'è anche il profilo Instagram di Telefoggia. Abbiamo anche un nuovo profilo Instagram su Telefoggia. Oltre che la pagina Facebook. E quindi facciamo anche un po' di market personali. Vabbè, quindi Foggia Flag. La Catapano, la punto Catapano. Dai, non essere sempre la protagonista. Facci fare pure a noi. Dacci un 20%. Ma ha già praticamente 1,5 milioni di follower. Si dice così. Io se rinasco, Catapano devo rinascere. Anche un mio amico me l'ha detto. Vedi. Saluto Umberto, ciao. Ciao. Comunque, Umberto. Mirko, volevi sapere qualcosa del Foggia? Cioè, volevi. Oh, comunque, scusa, c'è un'altra macchina di Euro Vector. Certo. L'hai visto? L'hai visto? L'ho vista. E del Foggia, cosa vuoi sapere? Cosa...
voglio sapere cosa ne pensi di questo momento. Beh, il momento, non è dei più felici. Ci aspettavamo, dopo un mercato così scoppiettante, una partenza meno ad handicap, e non mi riferisco soltanto alla penalizzazione. Invece è abbastanza sofferta come partenza, però c'è tutto il tempo per recuperare. Ma dove può arrivare questo Foggia? Dove può arrivare? Secondo te? Inizialmente pensavamo un po' tutti che forse, insomma, quel famoso progetto biennale che dovrebbe rivedere il Foggia lì dove, non lo diciamo, no? Poteva essere anticipato. Forse però quest'anno dovremmo accontentarci di salvarci. Giovanni dorme. Sembra di ascoltare l'editoriale del pomeriggio. Ma lo potete dire, ragazzi, che deve essere un po' più scoppiettante. Ragazzi, ho fatto un sogno. Stavo sognando una poltrona nera con Carmine Troisi che diceva... Che non è quella del pallone in poltrona, però, Mamma mia, ragazzi, terza marchetta. Lunedì, sempre alle 21:15, dopo il TG, sempre delle Foggia. Lasciate su Telefoggia perché c'è tanta programmazione, quindi. Cioè, partirà ancora partenopei, tutti gli amici partenopei di Telefoggia. Mettiamo tutti ok. Ne partirà ancora. Invece avevo un dubbio. Dimmi. Allora, io secondo te a centrocampo è meglio Nicodemo e Menchetti o i cugini? Io sono meglio i cugini Fuentes con Anagulino sulla fascia che è verticale. Dipende, perché anche un Sanseverino non sarebbe male, l'hai dimenticato. E allora io ti rispondo con un Giovanangelo Cianciotta. Cianciotta, grande Cianciotta. E tra i pali ci mettiamo anche Antonio Effice. No, Effice no, io andrei più su un Morrone. Marco Morrone. Cultura in questa macchina, tanta cultura calcistica. Allora, siccome... O Tambellini, Tambellino sarebbe male. Peppe Di Masi. C'è la storia del Foggia qui. Si potrebbe offendersi. Non voglio offendersi, ma potremmo mettere in difficoltà anche qualcuno. Qui c'è tanta cultura rossonera. Vorrei fare anche una domanda a Francesca. Franci, tu hai vissuto in maniera molto, molto vicina la rinascita del Foggia, quindi. Sì. Perché eri la... Posso dire? Possiamo anche non dirlo, dai. Non lo diciamo. Però mi avete capito. Vedi dove stiamo passando per caso? Ma per caso? Vedi dove è Teo Rovetto? Ciao Teo, vieni a salvare da questa intervista. Che differenza hai notato tra il Foggia di De Zerbi e il Foggia di Stroppa? Beh, il Foggia di De Zerbi era un Foggia più accorato, un Foggia più sentito, un Foggia che agiva forse a volte un po' troppo di pancia. Mentre quello di Stroppa più razionale, più equilibrato, un po' come i due allenatori in qualche modo, no? Sì. Anche durante il campionato, insomma, più regolare quello di Stroppa, altalenante quello di De Zerbi. Insomma, rispecchia esattamente un po' le personalità, due grandi personalità, due grandi allenatori, per cui è andata bene così come è andata. Una donna che parla di calcio, i brividi. E con una competenza invidiabile. Non è che parliamo di competenza. Una competenza invidiabile. Franci, io sono sconvolto. Cioè io sono sconvolto dalla tua competenza. No, non parliamo di competenza, parliamo di conoscenza. Questa è la quarta marchetta perché gliel'ho detto io le cose che doveva dire. Non dire cavolate, se no ti faccio più il programma. Cosa? Minacciando? Ci ha già minacciato. Vi taglio i fondi, vi taglio i fondi, la macchina, le GoPro, tutto. La carta di credito. Ma ci senti invece una cosa, tu mi hai parlato di... Abbiamo parlato di allenatori. Sì. Allora, aspetta, apriamo la nostra rubrica di gossip. Se apriamo un po' di gossip, invece. Stiamo esagerando, ragazzi. Invece del presidente. Quale? Quello della Roma? No, parlo del commissario. Ah, della Juve. Giannetti. Ah, perfetto, Nicola. No, perché in questi giorni, insomma, va di moda parlare del presidente, visto che abbiamo avuto l'onore di avere in capitanato il presidente del Consiglio dei Ministri, tra l'altro originario di Antonio Co. Antonio, ma Giuseppe Conte. Pensavo a Antonio Conte. Antonio Conte è un altro. Quindi facci capire di quale presidente vuoi parlare. Ragazzi, parlo del presidente del Foggia Calcio.
Parlavo di Giannetta, quello era il commissario, Franci. Ah, è vero, ragione. Commissario e commissario. Il presidente e il presidente. Il presidente. Ciao presidente, ti saluto caramente. Anch'io ti saluto. Ciao presidente. Vedo una vena un po' polemica. Anzi, scusa, ti saluto. No, dicevo. Fai a domani. A domani. No, mio, a domani. Invece me. Bene, allora mi sa che il nostro viaggio con i nostri primi ospiti si conclude qui. Va bene, Carmine. Devo spero salutare e ringraziare. Grazie del passaggio intanto, perché effettivamente ci hanno fatto risparmiare un bel po' di strada a piedi. Sì, e pure un bel po' di vento, obiettivamente. Oggi freschino, sì. Spero che siete stati bene. Siamo stati benissimo. Che siate stati comodi. Siamo stati comodi per bene. Via della macchina. Un po' no, meno basta, per il pilota, però insomma. Allora noi vi ringraziamo. L'autista ha lasciato un po' a desiderare, possiamo dirlo questo, giusto come chiosa. Allora ecco. questa è un'altra cosa che ti devo dire, non è abituato a cambiare automatico. Ho fatto le strade migliori che conoscevo. Sì, ma un po' troppo. Quelle senza buche, perché a Foggia esistono. Ah, esistono, vai, chiudiamo in bellezza. Questa è anche un po' di polemica per Francuccio nostro. Allora, Franco, ti vogliamo bene. Salutiamo allora. E ringraziamo il direttore generale di Telefoggia, Francesca Catapano. E il coro, direttore della testata giornalistica di Telefoggia, il bellissimo, affascinantissimo Carmine Troisi. Grazie. Ciao ragazzi e grazie del passaggio. Grazie. Vi dobbiamo pagare la corsa? Se vuoi lasciare qualcosa. Lascia la 5 euro sopra. La lascio lì? Va bene. Ammazzo. Grazie. Ciao, però ragazzi. Siete economici. Certo che però Sarno è venuto a Foggia. Neanche a fare una telefonata. Oh, è venuto a Foggia. Tanta compagna che Vincenzo. Ma ti piace l'asta? Ti piace l'asta? Certo che mi piace. Un buon detto. Che poi dovevamo fargli pure l'intervista, sì, a Sarno. Avevamo preparato tutta l'intervista. Tre domande. Perché ci sta poi un amico mio che si chiama Angelo Berardinetti. Questo qua, amico mio, vive nelle Marche. E c'ha una pagina Facebook che si chiama Che ha fatto un Foggia, che è seguitissima. E questo lo dobbiamo anche. Anzi, ragazzi. Pagina Facebook, Instagram, Che ha fatto un Foggia, seguitelo. E faceva delle domande. Così che Angelo aveva fatto pure le domande a Vincenzo Sarno. Ah sì, le avevamo già preparate. Sì. E noi che facciamo? Le mandiamo lo stesso. Le domande di Angelo di Che ha fatto un Foggia a Vincenzo Sarno. Papà, chi ti ha regalato sta maglietta? Papà, è una lunga storia, la vuoi sapere chi mi ha regalato sta maglietta? Sì. Allora, c'era una volta un bambino di Napoli che aveva 12 anni ed era bravissimo a giocare a pallone, era un prodigio. Era talmente forte che il Torino se lo comprò per 120 milioni. Papà, la conosco già sta storia, basta! Sì, è un motivo. Effettivamente Vincenzo, sta accusa della storia del bambino di 12 anni ci ha rotto un cacchino a tutto quanto, penso a te in primis. Per cui io mi passerei a spiegarti un po' come funziona la rubrica, cioè anzi penso forse avrei anche qualche ricordo che già la facciamo. Facciamo 10 domande al nostro personaggio, in questo caso saresti lui, ma tu da più lontano, Vincenzo. E quindi io comincerei a fare queste domande. Allora Vincenzo, l'anno scorso ti sei trasferito a Padova. Come mai hai fatto questa scelta? Hai pensato perché per tornare a giocare in Atalanta doveva fare da Sant'Andò? Qual è il ricordo più bello della tua esperienza a Foggia? Io mo te ne elenco tre che secondo me sono quelli più significativi. La doppietta che facesti in casa con il Lecce, con le cose su punizione a giro e poi alla fine della partita, gli ultimi minuti, insomma. Oppure l'andata dei playoff, sempre a Lecce, si vede che ti porta fortuna, insomma, a giocare contro i giallorossi. Quella quando avete segnato tu e me, insomma, il 3-1 prima della finale maledetta. Oppure quando mi hai regalato la maglietta numero 10. Noi sappiamo benissimo, Vince, che nella tua esperienza a Foggia ti sei legato tantissimo ad un allenatore che adesso sta facendo bene altrove, insomma. Con del bel calcio ti ha rigenerato come giocatore. Che ricordo hai di Stoppa? La quarta domanda, Vince. Tu hai visto il film Chico?
è quello che il cane ogni giorno per 10 anni si recava alla stazione e aspettava il ritorno del suo padrone inutilmente. È vero che da qualche parte nel mondo Angelo De Almeida sta ancora provando a sovrapporsi aspettando che tu gli passi il pallone? Quinta domanda. Credo che nel tuo curriculum, già senza essere troppo precisi, ci siano diverse promozioni e hai all'attivo diverse promozioni. Ci conferma e ci tranquillizzi che sono tutte promozioni che non hanno niente a che fare con la scuola? Sei nato a Secondigliano e tifi per la Juve. Oltre a questo hai anche dei difetti. Settima. A Foggia ti ricordiamo con tantissimo affetto, soprattutto per i tuoi tiri a giro, come dicevamo prima. Con l'avanzare dell'età e quindi con l'avanzare anche della tua maturità, sei riuscito a capire che si può fare gol anche senza premere le due? Lo sai che per quel periodo che sei stato qui con noi ci hai regalato emozioni vere ed irripetibili. Ci prometti che non rovinerai mai quel ricordo rimanendo almeno a 150 km di distanza da Foggia? Penultima, già abbiamo quasi finito. Ti ha mai pesato avere sulle spalle l'etichetta di piccolo Maradona? Ma poi quando parlavano di Maradona, cioè parlavano del figlio, quello che è andato a Campioni con Ciccio Graziani. Decima e ultima domanda. Se mai dovessi scrivere la tua biografia, ci prometti che parti da quando avevi 13 anni? Comunque, Vigè, nonostante come sia andato a finire, diciamo, il tuo rapporto con il Foggia, quelle che si dice e non si dice, insomma, mi veniva comunque dirti che sono stati degli anni indimenticabili ed è stato un vero piacere poter vivere quei momenti, quel periodo, insomma. Quindi io chiuderei questa rubrica, ti farei un in bocca al lupo per il tuo proseguo, insomma, della carriera. In questo momento sei a Padova e spero che, insomma, che vada tutto bene e che comunque siamo sotto a noi qua. Vabbè, ciao Vince, un bacio. Devo fare tanti saluti alla trasmissione che va in onda su Telefoggia, Matrutto, Cazzo, Sembaret. Un bacione grande ad Angelo, a Giovanni ed Emanuele, vi voglio bene. Allora, noi abbiamo preparato tutto e Vincenzo Sarno, che ci ha salutato, video bellissimo. Ciao Vincenzo, tu sei un cornuto, capito? Però che professionista Angelo, dai, ha fatto una bellissima... Le domande di Angelo sono state la fine del mondo. E saranno tutte così anche le prossime. Le prossime, mi raccomando, che ha fatto Foggia? Mettetevi piace alla pagina, mi piace alla pagina di che ha fatto Foggia. Ma il periodico che è il nostro viaggio per oggi... Che, siccome si è fatta una certa... Può concludersi qua, no? No, quasi. Ne video e ci andiamo a ritirare. Allora, salutiamo i nostri amici. Ringraziamo Eurovector, Villaggio Artigiani, Foggia. Abbiamo questa splendida Jeep Compass, 9 marce, intermi super, mi raccomando, Eurovector. Salutiamo i telespettatori. Salutiamo i telespettatori, gli diamo appuntamento. Io saluto tutte le mie fan. Saluto le mie fan. Io pure saluto tutte le sue fan. Allora, salutiamo i nostri telespettatori, gli diamo appuntamento a venerdì prossimo. Sempre 21:15 su Telefoggia, canale 12 Digitale Terrestre.